però. Quindi siamo ancora sotto di uno, sì, 13. Sì, va bene. È stato comunque sempre così, poi il tiro libero, una Rubin non ha fatto nulla, un tiro libero sbagliato da parte di Olli non rende certamente Holloway un buono a tirare. Una difesa di Benigno, sì, ha preso le misure, le distanze, mi sembra che ce ne palla Paul Harris e tira. Harris sempre più dentro i giochi di squadra, insomma, è la terza settimana questa, quindi sì, credo che poi bravissimo veramente, veramente in gamba. Comunque è stato anche un po', no, perché è stato sostituito anche un po', che ha fatto delle bellissime azioni giocando sulla propria liga, che non è una cosa di facile. Sia contro uno di Biliga sotto canestro, scarico fuori il Fontana che era fuori, sì, sì, agli altri, esatto, c'è da delle indicazioni tattiche, cercare delle spaziature un po' più ampie, sì, per dare riferimenti alla difesa. Turner su Brandon Fields, il libero per il tiro da 3 minuti, sono tanti, anzi meno, 6 minuti e 40 sono un po' tantini in casa. Paul Harris, una penetrazione, si prepara a entrare anche il capitano Fabio Miano, sicuramente vuole il maggiore intensità difensiva, esattamente Panella in seguito per arrivare al top della condizione. 16 a 18 è in testa di due Pesaro. Ah, bellissimo che rolla alla rollata di Jones. Vediamo Turner che scarica e rimette su Holloway, Miano riceve, vediamo come esordirà il capitano. Miano marcato da Ceron, grande Cranese, una lacrima sul viso, nel senso che ha pianto che entrasse ed è entrata. Vabbè, ma poi fortuna ci vuole, ma recupero grande di Miano. Che cerca Maliup con Jones. Sì, e Gaspardo subisce fallo. E anche questo è tutto abbastanza alto, anche allora, come li vedi le marcature adesso? Un po' meglio? Fields, Gaspardo, Gazzotti, no, si sì, è amato su, se lo è contento, si volta la testa, allarga le braccia e dice no, non si difende così. Vediamo che il monito da parte di passi in partenza, tanto perché non ha tirato subito, aveva un paio di metri, poteva prendere sul tiro. Sì, anche perché lui il tiro ce l'ha. Amato recupera, ma quando la rimessa Pesaro, Jones di Liga lo tiene fuori, Jones lo scarica fuori, riceve ancora, e tira da 3. Oh. Riceve Marcus Thornton, veramente il più 4 per Pesaro, scende Amato con la palla, Mian cerca l'uno contro uno, si ferma, forza che mancano, tira Biliga, non va, è uscito al taglio, non molto fluida Cremona, no, in attacco in questo, no, momento, in questo momento si è persa fluidità in attacco. E fa quello che vuole Brandon Fields e probabilmente qualcuno dovrà pensare con la sua maestria, con le sue grandi capacità, ovviamente anche a cercare qualcosa per un ottimo giocatore, però faccio veramente bello il cattivo tempo. Turner step back, Obliga Amato. Eccolo, schiacciato di Biligo, se non chiude il tiro. Questa è una gran inchiodata. Siamo almeno qua. Tiro da fuori di Jones, che va a segno. Sulla scarsa fluidità e velocità nell'azione di attacco e su una poca intensità e attenzione difensiva. Ecco il più 7 per Pesaro, che è entrato in campo con Alessandro Cassese. La palla a Jones, accanto da Gaspardo, riceve ancora Jones, vediamo, è
costretto a uno step back, però il realizzatore che sta di Sassari non deve essere una cosa che passa. Oggi bisogna fare la partita, è importante per proseguire. Non deve essere un momento positivo, deve essere fine a se stessa la vittoria. Deve essere figlio unico di Pesaro. Riceve la palla, Pesaro scarica velocemente. Malo, non sapeva cosa fare. Tiro ancora da fuori, questa volta non va. Il ritaccio lo prende Cassio Thomas. Leonardo che cerca l'uno contro uno e mette Andrea Mari. Dai, pressione tutto campo per Cremona sulla rimessa. E questo è già un buon segno. Ora vediamo se Holloway coperto, ma Jones diceva ancora una fuori e questa volta non va a segno. Cremino scende, la sensazione di Cremino è stata sentita la pressa adesso. È un sacco allenato rispetto a sì, 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 perché ha giocato la sera prima di venire in Italia, quindi era già allenato e rodato, cioè. Poi chiaramente anche per lui serve un po' di tempo per entrare gli schemi. Riceve palla, sbaglia. Buonissima difesa di Gasparri su Cerro, che fa comincia a forzare il tiro quasi di Thomas. Holloway comincia a lettare lì. Pianna, dalla linea, poteva tentare il tiro. Holloway, mancano 6 secondi. Pianna, questa è un'altra struttura. È arrivato il fortuna che qui non c'era e ha ballato 3-4 del quinto. Fallo di Holloway, intanto le guardie velocissime. Anche manovra ancora Marco Storto. Tira, porta questo rimbalzo, non si può però di pensare a fare taglia fuori. Ritorno di 9 Pesaro, mette cammino Holloway, Holloway scivola, scivola, tenta l'uno contro uno. Passi. E oh, sbaglia la schiacciata, incredibile che è andato Porto. Sì, io credo che abbia messo in pressione di passi, eh. Carlino al tiro da 3, recuperare il pallone con una doppia da 3 punti può essere un segnale importante per tutta la squadra. Esatto, siamo infatti in 6, mi permette di dire, vista anche la meccanica di tiro che intendi, credo che questo sia un tiratore, diciamo. Sì, è una discreta meccanica, esatto, contropiede. Quando mancano 6 minuti e 28 secondi all'intervallo, non so che con il campo esce Brandon Fields, riceve il numero 55 Ryan Harrell che tira e la mette, degni di nota, quindi la prima spesa. Il 35 Holloway su Gaspardo che ha rischiato ancora una volta. Entra veramente molto forte ma in contropiede. Abbiamo rischiato di subire ancora per disattenzione. Il cammino, eccolo, la dà fuori. Peccato, la dritta di Corazione, comunque buono scarico per un tiro aperto. Ancora un altro errore. Pesaro accelera i tempi, anche lui un tiro un po' troppo affrettato, dicerò. Meglio per noi, meglio per la noia, ovviamente. Ed ecco Holloway. Secondo me qui ci stava un fallo, no. Buchi chiama a casa i suoi giocatori, in effetti sono avanti, quindi sì, c'è avanti di 4 anche in questo caso, meno male, buona la difesa di Sean che poi dà la palla subito a Carlino in manovra, ancora il tiro. Un tiro buono da fare, che ha rinunciato al tiro perché ha visto che Carlino aveva ancora un tiro migliore e comunque aveva appena fatto canestro, quindi
si è sfruttato anche l'entusiasmo di Carlino. Questi sono giocatori intelligenti. Esatto. Non so se anche tu hai questa visione. Pesaro si è messa a zona in questo momento, a zona 3-2. Lewis ancora fuori per Carlino. Se metteva questa. Però forse il peso in questo momento con la zona è quella di sfidare Cremona al tiro da tre per un tiro affrettato e veloce. Cremona deve essere paziente e non cadere, nella tentazione di affrettare subito il tiro. Ancora la colonna, giustamente lì andava fatto, la parte di Clemens che si dispiace molto del tiro sbagliato, veramente non è ancora fino da fuori Harold. Carlino per Gasparte, Holloway, scarica fuori così la velocità e Gasparte esatto, è quello che dicevamo, no? Forse dalla posizione comoda dei osservatori, ma se la palla gira velocemente ancora fuori peso, questo fa sbaglia il secondo, il rimbalzo ci va Rafael Gaspardo, Holloway, Gaspardo, Carlino, tiro da tre, sconfinato davvero, grande rimbalzo, sì. Harris è molto presente, veramente. Entrambi i lati del campo, è un giocatore intelligente, anche quando sbaglia magari il tiro Zavakas non la mette e Gaspardo va in balzo. Holloway, siamo avanti di un punto, grande azione, anche il libero intanto uno su due per Pesaro, sì, sarà un po' stanco. Ecco Carlino al tiro, sfortunato anche Tashaun Thomas nel tentativo di Giappin. Carlino in campo e si è Franco Bollato, forse anche un po' di liga per contestare con gli alberi, bisogna stare calmi con gli arbitri, bisogna stare calmi con la fine. Spadella proprio, spadellata, un atteggiamento di chiaro un po' pretestuoso, sei sotto, gioca, fai silenzio che è meglio. Non mi è piaciuto per niente il atteggiamento di Arrow, di Ryan Arrow che si è rivolto al pubblico dopo aver continuatamente messo la palla da tre. Carlino, tiro forzatissimo. Ci perdiamo, non è la prima volta, la terza quarta volta. Infatti Arrow ci sta richiamando Arrow, la maggiore. Ecco. Abbiamo Ranoli con Turner, Carlino che esce, tenta di ricevere palla, manovra Turner, cerca la finta ancora, il tiro in step back, forzatura, molto forzato, palla troppo ferma, la difesa, Cremona è andata avanti facendo circolare la palla, sì, sì, molto statico l'attacco, quindi si ricommesse vecchi errori. Peccato, però insomma ci siamo, ritorniamo alle vecchie abitudini. Tiro ancora da tre per Ceron, corto e Tashaun c'è, prende rimbalzo, dando subito la palla a Carlino che scende ovviamente e cerca di passare a questo punto, passaggio un po' tardato, quasi persa, Tashaun, Gaspardo, indietro anche lui con lo step back, non va, stiamo prendendo, lo sottolineo, delle soluzioni in attacco che non mi stanno piacendo, insomma, pericolose, Aro da tre, la meglio, non intervengono, tutto. L'ultima azione comunque per la Ranoli, mancano 13 secondi alla fine del terzo quarto. Adesso tarda con molta calma, aspetta il blocco, lo tende, ancora un altro blocco, ancora lo step back, forzatura. Marco Tirella ancora con voi dal Pallaradi.
dell'ultimo quarto di questo delicato match con la Vanoli Cremona e la Consulting Best Pesaro. Siamo a più due, Pesaro in attacco, è già iniziato il quarto quarto e ultimo che sancirà chi delle due contendenti vincerà questo incontro. Marcus Thornton in attacco, tirato 7 da 3 punti, decisamente sì, una ricerca esasperata, anche in situazioni di gioco abbastanza stoppato. È andato forse su con troppa sicurezza. Abbiamo Gazzotti che manovra da Arro. Arro scarica su Gazzotti, tiro da 3. Mancano 9 minuti, 8:55 adesso. È tirato Carlino con spadella. Questo è un airball di Carlino, troppa fretta, troppa fretta. Speriamo bene, serve l'intensità del secondo quarto. Allora Carlino. E in campo invece Landrinoco. Nova Thornton, velocissimo, molto veloce. Ceron, Arrow. Chiama il pubblico Polaris. Il pubblico risponde con grandi applausi, il pubblico della Manoli. Stupendo. Nova Pesaro, Marcus Thornton, cerca l'entrata, ben marcato, recupera Polaris, tiro sbagliato da parte di Pesaro, Holloway Harris, Carlino, Bastardo, recupera Tashon, siamo ritornati avanti, vediamo bene, Pesaro, con Graham Fields, Marcus Thornton, prende il da farsi, blocco di Noco, ancora Marcus Thornton, mancano 3 secondi, eccolo, tiro all'ultimo da 3, sbagliato da Gazzotti, e noi recuperiamo la palla, siamo 60-59, 7-24. Due buone difese di Cremona che può abituare. Ci può stare, ma non credo. No, comunque sempre presente in difesa. Assolutamente sì. Turner ancora in palleggio, scarica su Holloway che ragiona, speriamo di non prendere troppo, ed eccolo, non riesce ad andare a fine, l'azione era buona, Gazzotti, ma è facile per un piccolo andare a tirare sotto canestro con i due lupi di peso. C'erano poi tutti e due, quindi ecco Arrow. E Biliga toglie praticamente la palla, sì, dal ferro. Ottima azione, sbaglia la schiacciata Tashon, peccato, seconda occasione persa per allungare ancora le distanze su peso, sempre più uno, forza Manoli, manovra la palla, difesa meno male le parti, no, assolutamente no, errori da tutte e due le parti, infatti Holloway ancora a Biliga, no, deve fare anche questo, non c'è solo tiro da tre punti, no, infatti sbaglia, però Biliga non è preciso dalla linea, quindi quello che poteva essere un'azione, poteva essere un'azione da tre punti, rimane un'ottima azione da due, un possesso di vantaggio per Cremona, 62-59. Thornton, Gazzotti, la palla dentro,